Ciao carissimi, nuovo appuntamento con Dino a Telepavia. Oggi sono in palestra con un pallone da basket perché vogliamo parlare proprio di questo sport. Ebbene, la scorsa settimana si è manifestato un caso di razzismo davvero molto brutto per questo sport in Italia. E allora, siccome questo weekend invece si è dedicata a un'importante giornata contro il razzismo, abbiamo deciso di dedicare anche noi una puntata a questo argomento. La giornata si è intitolata Vorrei la pelle nera e guardate un po' chi c'è qua con me. Ve li presento, ciao. Ciao. Ibrahim Sissé. Ciao, Paul Biliga. Ecco, questi giocano in Serie A. Adesso vi farò vedere che insomma io sono molto più bravo di loro anche a basket. Comincia da qua, dillo a Telepavia. Siete pronti? Sì, prontissimi. Guardate che non avrò pietà, io ve lo dico, eh. Oh mamma, si mette male. Certo, sarà una bella iniziativa sicuramente. Sì, va bene, può essere utile, però agli ignoranti è difficile. Sono d'accordissimo. Io credo che non c'è bisogno di arrivare a tanto, doveva vedere prima queste cose. Però l'iniziativa è buona di tingersi il volto di nero. Potrebbe anche servire così come azione dimostrativa. Assolutamente, io vabbè, personalmente non seguo molto lo sport, però sì. È una bella iniziativa. Altro che fate una cosa bella. Può essere se si pubblicizza dov'era. Perché il colore della pelle non è importante. Funziona, ma si tende sempre a dimenticare molto spesso quello che succede, quindi... Secondo me, come tutte le cose in Italia, può sensibilizzare per i primi giorni, settimane, se ne parla, poi come tutto viene infilato sotto al tappeto. Fai sport o meno nella vita di ogni giorno? Sì, ballo. Calcio. Non sapevo di questa cosa, non ero informata, comunque la trovo una... ottima iniziativa, sì. Logicamente c'è sempre una frangia di gente che è troppo ignorante e allora si appella, si aggancia a queste cose che non esistono. È un fenomeno sporadico, nel basket ci sono sempre stati atleti di colore, atleti americani, dell'est, atleti ovunque e non si è mai verificato nessun tipo di episodio di questo genere. Infatti è una sorpresa ed è giusto che ci sia un weekend dedicato a sensibilizzare verso il razzismo, perché non inizia anche nella pallacanestro. Secondo me nello sport purtroppo l'uomo a volte sfoga i suoi istinti più primordiali e va a tirare fuori anche battute un po' infelici. Penso comunque molto velocemente che sia una degenerazione del modo di fare il tifo più che razzismo. Se tutti quelli che tifano per quella squadra, veri tifosi, non stupidi, vanno a vedere queste partite con la faccia dipinta di nero, secondo me fanno bene. Alla fine la competizione fra una persona e l'altra, si trova sempre il modo per attaccare l'altra persona, a maggior ragione se è di una razza diversa. Perché chi non viene a conoscenza ovviamente non lo può sapere, non ha effetto su di loro. Può essere un buon inizio. Ah, voglio. Certo che potrebbe essere un buon inizio. Cioè potrebbe andare bene, ecco. Purtroppo i problemi vengono sempre, secondo me non tanto più da uno spirito razzista, quanto più da una competizione sbagliata, secondo me. Per cui a volte le persone in uno stadio si lasciano trascinare ad insultare una persona, ma per questioni di carattere sportivo, magari non razziste. La ragazza poverina deve essersi sentita anche terribilmente in imbarazzo. La sputavano, la chiamavano scisa. Vorrei la pelle. La sportività che non che cozza con il razzismo, esattamente. È grave, ma c'è una giustificazione, anche se è grave comunque. C'è qualcuno che come al solito fa storie, ma non è così. Penso che comunque siano solo episodi così, non penso ci sia ancora razzismo nello sport. È successo anche per Balotelli e compagnia, non penso che sia, piuttosto giudica un giocatore per come sta giocando, non per il colore della sua pelle, che tanto non condiziona la sua prestazione sportiva, direi. Tu non ci dovresti pensare, ma non c'è niente da fare per dimenticare questo maledetto colore di... Dal mio punto di vista nello sport non c'è razzismo. Secondo me c'è anche comunque nel calcio, c'è sempre... Non so se è razzismo o cosa sia, c'è tanta rabbia, quello sì. Un pochino sì, ma non del... Ma no,
No, c'è ancora, secondo me. Qualcosina ancora c'è. Decisamente sì. No, oh, ci no. sono, ma... Altro che... sono tanto razzismo. Potrebbero essere episodi di violenza, però nessuno esclude che ci sia ancora, quindi... Allora, non penso al razzismo. Sì, direi che sono episodi sempre sporadici, non è così diffuso, ma questi episodi ci sono, non si può negarlo. Vorrei la pelle nera. Vorrei la pelle nera. Io penso che comunque il razzismo non sia mai morto, che comunque ce ne sia sempre un po'. Nello sport, ovviamente, lo spirito agonistico fa sempre un po'. Genera sempre un po' dei problemi. Trovo che ci sia ancora da. Si vede e si sente tutti i giorni per televisione, si legge sui giornali, quindi. Abbiamo le squadre tutte extracomunitari, nel senso. Anche perché lo sport dovrebbe unire poi, insomma. La gente fa ancora, ma. A me, boh, io non so. Tu come lo combatti? Lottando. Assolutamente, sì. È presente, soprattutto qui in Italia. Io ho vissuto all'estero, era di meno. Lottando. Lottando? Come lotti? Facendo manifestazioni, non so. Argentini, è vero che ci sono dei giocatori, però purtroppo chi sta squadre negli spalti... italiane che hanno, non hanno giocatori stranieri, non ce ne sono più. Forse c'era stata più integrazione. Qui siamo ancora, diciamo, agli inizi. Ognuno pensa alla sua vita, esattamente. Sì. Dai, ragazzi, dai. Stiamo uniti, stiamo uniti. Qualcuno lo troviamo da tutte le parti. Comunque fanno bene. Grido di famoli neri a quelli che si comportano male. Diteglielo. Sì. Un po' più di campagne, anche sport minori che non sia solo il calcio. Sì, ho anche un bel servizio su Telepavia, così che appunto. Vabbè, pugni... una domanda, dobbiamo combattere per il razzismo. Brava, altrimenti sono botte. Altrimenti. Va bene. Ciao, buona giornata. Ragazzi, è finita, vi ho fatto vincere, ma perché siete neri, no? Hai capito? Allora ho voluto darvi una mano. Tutto programmato comunque. Ragazzi, ma è possibile che nel 2011 c'è ancora della gente che dice certe cose, fa certe cose? Come è successo mi sa ancora di sì, però speriamo che con il tempo e gli anni passino anche qua in Italia certe cose. Per fortuna che c'è lo sport, ben vengano anche manifestazioni come quella di questa domenica. Sì. Speriamo che la gente capiscono e cambiano idea e si comportano bene, visto che vengono a vedere le partite con i genitori, i bambini, per dare un buon esempio anche ai figli, crescerli bene. Bravo, bel messaggio. Ragazzi, grazie di essere stati con noi, grazie mille. Voi lo sapete, ci vediamo alla prossima. Dillo a Telepavia.